Margherita Film. Viene mollo se lui sei contento. Oh, mi hanno licenziato. Nomino Bruno. Bruno il mio nuovo regista numero 2. Io mi sono fatto una doccia. Sono in una insolita duplice veste, perché sono autore della sceneggiatura e autore della colonna sonora. È come se tutto il film avvenisse nel mezzo e io sono determinato a impostarne, diciamo, le basi all'inizio e poi a rifinirne, diciamo, gli umori alla fine. Non l'ho scritta io nominalmente, però sono stato con lui per un anno. Avendo già una sceneggiatura ben scritta, mi sono potuto concentrare soprattutto sulla storia e sugli attori. Ora posso dire che i tre episodi sono completamente diversi tra di loro, anche come regia, però in maniera molto più profonda, no? Che dire, ok, questo l'ho fatto così, questo così, questo così. Facciamo un'altra? Tra le cose che ho scritto è forse quello più, veramente più indipendente e scriteriato. Parlando, abbiamo fatto ruotare questi episodi intorno a una cornice che è quella di un'agenzia di lavoro interinale, che desse anche un minimo di chiave sociologica a questa storia, al perché si fa una storia così oggi. E anche un po' il sapore della commedia italiana alla Un giorno in pretura. Bella, 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 ragazzi. Sono Filippo, sono uno dei due soci della Sandro & Sandro, che è un'agenzia di lavoro interinale che, come tutti sanno, io non lo sapevo, l'ho scoperto in questo film, cosa vuol dire interinale, cioè a tempo determinato, credo, no? Rock and roll, 5, 6, 7, 8. Va bene. Mi basta un video per farne la lotta. Va bene, se ci chiama al circo. Grazie, la ringrazio. Dei due è quello più, tra virgolette, stronzo, cioè più insensibile, un pochino più superficiale, legato al denaro, però è divertente perché nella vita non lo faccio e lo faccio qua. Mi sono ispirato a uno che vedo tutti i giorni allo specchio. No, scherzo. Mi sono ispirato al protagonista e ideatore di The Office. Format inglese che si svolge in un ufficio tipo questo. Le piacerebbe fare il papa? Perché no? Ma vaffanculo! Quindi facciamo l'85 per cortesia. Io faccio l'attore in questo film, ma faccio anche, come vedete, l'autista, perché purtroppo adesso pagano poco, per cui trasporto. Sì, monnamo! Aspetta un attimo! Tutto, di solito porto i costumi, ma mi occupo principalmente di parrucche, posticci, parrucchini, cappelletti. Metto il cappellino perché sono imbarazzato da questi capelli che mi ha fatto crescere Vignolo per il film. Anni fa l'avrei vomitato. Conto tutto di te, no? Hai già la faccia schifata, non va bene, mi piace. Cioè, grazie. Perché un maiale, non ho appena baciato. Silenzio motore. Pronto, Filippo? Filippo, sono stato appena baciato. Quel client maiale che era qua mi ha appena baciato sulla bocca. Allora è vero, porca troia. Sembro gay. Ma vaffanculo, porca troia. Non mi è partito l'iPod. Michelangelo, il mio socio, che nel film si chiama Sandro, è più spinto da una missione umanitaria. Che è come dovrebbe essere, no? Tutti quanti siamo la società, capito? Questo cos'è? Mani, Filippo! In agenzia sono un mix tra attori e persone veramente che non hanno lavoro, quindi anche con loro si sono create delle sinergie, anche delle improvvisazioni molto divertenti. Ci divertiamo in questo film con Lorenzo Vignolo a improvvisare. Facciamo un po' gli acting coach, noi siamo quelli che diamo lavoro, no? Per cui loro vengono e facciamo che, è come quando da bambino giochi, facciamo che. Parrucchiera, aiuto cuoco, difesa,
infermiera, babysitter. Cosa sa fare lei? Sa fare piano bar, sa fare... Io sono sosia di Laura Pausini. Ah, sa... Mi faccia... E lei si mette a cantare, fa... Ma così non è andato, non torna più. E tengo delle sette vuote senza lui. Passaggio. Ti faccio vedere come... Come vedete, lavoro d'attore e di camionista insieme conduce all'esaurimento nervoso. Eccoci. Ciao. Ma che schifo, siete due pazzi! Davanti a un lavoro del genere ci provi, magari uno si appassiona, però... Piglia la vena e sposta la vena, piglia la merda e sposta la merda, mai vita, auguri, eh! Cazzo di lavoro! No! Omar è alla mia faccia innanzitutto e possiede il mio corpo. Tania, dunque... È una ragazza semplicissima che però ha una sua follia. Adora i dottori, tutta la categoria dei dottori. Ciao, benvenuti in casa di Tania. Io ce l'ho con i parrucchieri pelati, che pure quello è uno ossimoro, ma è uno ossimoro. Sono pronta. Daniela sul set. Arrivo. Già mi chiamano, non si può fare. Bello che lei si alza, sì. Si alza io sono così. Non lo so, però... Ma che cosa mi faccio la carezza? Già vai, vai. Io ti tiro a me e vado giù io. E basta, eh. Io gli faccio così. Non riesco e lei è sparita per sempre. E recito la parte del dottore, poi... Invece non lo sono, sono un masturbatore di tori. Cioè. È una specie di Houdini dei tori, cioè parla, risolve le situazioni quando le situazioni si bloccano. Dai, su. Dai. Oh, però cioè, fatto fare tutto sto casino, dai, su. Via. Tempo del PCC. La rifiuta. In realtà sono innamorato di questo ragazzo che si chiama Italo, che è un mio amico dai tempi del liceo. Abbiamo aperto questo allevamento di tori, è sempre andato tutto bene, non gli ho confessato ancora questa cosa, ma gliela confesserò. Ora stiamo per fare, direi, la scena topica, la scena in cui si capisce che in realtà Italo sta per lasciare la sua ragazza Tania e per mettersi con me. E voilà! Allora, vogliamo parlare della omosessualità. Ramon, che è interpretato da Uruguay, è un toro vero, non avevo mai recitato, quindi io ovviamente ho cercato di insegnargli la recitazione per settimane, sono stato con lui notte e giorno, anche le sue crisi d'attore. I primi 4 giorni di ripresa, giornate pienissime, abbiamo fatto tantissime inquadrature, più di 30, con tantissime incognite, col tori, non sapevamo quanto fossero pericolosi. Erano 8 tori docilissimi, con l'occhio dolcissimo, e quindi anche simulare un'aggressione veramente era difficile. Potevo muovere la camera e tutto, però era questi occhi qua. Ci siamo salvati con l'audio, è così. Chiaramente dovevo sembrare una persona che lavora con i tori da anni, e il numero uno, eccetera, quindi avere una certa sicurezza. Chiaramente tutti hanno paura, perché un toro è un toro, cioè tonnellate e tonnellate delle bestie. Dario, appena gli dai l'azione, si butta.
io devo dire che mi sono trovato umanamente benissimo con i tori, nel senso che questo toro mi sa che sentiva l'energia positiva. C'è una scena in cui Dario viene leccato addirittura da un toro, ovviamente l'abbiamo inserita perché era molto divertente. Di giorno, di notte, col sole, la pioggia per strada, o dentro un bar, svegliarsi, poi mai domandarsi perché sono triste, se non è questa la felicità, se non è questa la felicità, se non è questa la felicità, io non so cos'è. Oggi ho fatto 19 ciak, 19 ciak! Stavo impazzendo, perché sai cosa? Lui è un improvvisatore, no? Che puoi ripetere sempre mille volte le cose, il cinema è così, io poi mi annoio. Vorrei restare, se posso scegliere. Se vorrei scegliere di rimanere, posso? Tra le tue mani. Però ci rivediamo, dottoressa. Io mi preparo psicologicamente a quelle che conosco, lui mi tira fuori battute nuove, io ricomincio a ridere. Io non ragazzi, voglio la ragazzi. Tua strada, sogno figlio rozzo ciccio. Scemo. Esatto, vedi scemo che io mi masturbo sotto il tavolo. Che gioia. C'è anche ragione, povera Dani. Forse perché mi devo abituare, è la prima commedia della mia vita. Però oggi è stata dura. Io non vorrei fare quello che sempre qui ha sul collo, però avremo da stringere un attimino. Bellissimo. L'ho trovato sotto. Vieni qui. Cos'è sta puzza? Adesso faccio da lì. Ti vedo con la giacca. Quando sono gli attori. Con la giacca. Ma sei sbatto muoio, ragazzi. 10:33 subito, forza! Chi è il tuo dottore, eh? Chi è? E allora ammalati, forza! Dici un posto girato? Se avessi soldi non li farei altro. Tutto da capo? Mannaggia! Era merda, ha ragione! Una Daniela Virgilio anche molto elegante, molto bella, molto telegenica, molto fotogenica, bravissima poi. Aspetta, che davanti dimmi la verità. È una merda, capito? Tu fai cagare, chiaro? Cioè, cerchiamo di essere chiaro. Scusami, non mi volevo disturbare. È la ragazza di Italo, quella presente. Ciao a tutti. In realtà noi siamo amanti, ma Italo non lo sa. Che vabbè, ma non puoi dirlo. Non lo posso dire al backstage? Non è vero che ci tanto non lo vede nessuno. Questa ragazza mi truccò una volta e vinse un premio come attore. Adesso è la seconda volta che mi trucca. Quello. Un attimo, che c'è la cosa. Scusate. L'altra mia amante. Vi chiedo di chiudere l'intervista e andiamo a fare andiamo, le prove con lui. Una bella storia, insomma. Però, peccato, il film non uscirà. L'abbiamo fatta così, però, noi per divertirci. Grazie. Prego. Ci vediamo comunque domani alle stessa ora. Ciao. Mi sono buttato in questa cosa con una dose di sana incoscienza e con la collaborazione dei Mambassa, che sono la mia band da molti anni e con i quali abbiamo una consuetudine a lavorare in studio, a comporre cose, eccetera. Quello che ci eravamo, diciamo, detti io e Lorenzo era una sorta di casting di strumenti, cioè volevamo che in qualche modo la cifra della colonna sonora tenesse conto di strumenti come banjo, come ukulele, chitarre acustiche, xilofoni, campanellini, che desse al tono del film molto cinico, per una commedia abbastanza beffarda sugli esiti delle opzioni più degradanti dei lavori disponibili in questa fase di crisi, un tono leggero che ripulisse il film dalla sua parte più nera, cioè ci fosse un contrappunto ironico ma non retorico. Abbiamo registrato batterie in una sala ambientale, abbiamo suonato il bidone dell'immondizia, una latta per la benzina, abbiamo giocato su una grezza spontaneità un po' brutale. Giacomo è un ragazzo in cerca di lavoro, con una scarsa attitudine alla fatica, diciamo. Come sono difficoltà anche all'apprendimento? Perché ha paura a correre, Giacomo.
Sono 3 mesi che non paghi. C'è un primo rifiuto, forse anche ideologico, poi a un certo punto invece si rende conto che è l'unica cosa che può fare per pagare questo affitto e va e incontra Mario Spada. Sei pronto, chi parla? Giacomo Bosco, quello che hai mandato a fare il badante di Mario Spada, ti ricordi? Ma sì, come sta andando? Ti ho appena detto che devo rimanere qui anche stanotte perché l'altra badante non viene, mi dici che faccio? Ci resti. Cosa? Si crea questo rapporto molto conflittuale tra i due. Ma che fa? Ma mi piscia sulle scarpe! Sei tu che devi prendere la mira, mica io! Ma... si diverte a vessare questo povero ragazzo, ma ha capitato tra le sue grinfie. Questo è già umano, eh? È già umano. Mezza sega per sta merda! E poi comunque durante il film si scoprirà anche il lato umano di quest'uomo. Io li reggo 4 bicchieri di vino. Anche se poi loro hanno detto che non era vero. Hai sentito che ti ho detto mezza sega? Avevo bevuto 4 bicchieri di vino. Ti sembro uno che non regge 4 bicchieri di vino? Francesco è un collega di lavoro straordinario. No, non lo faccio. Oltre che un amico sincero, vero. Te lo pizzo. Ciao. È un istrione, è un mattatore, quindi è capace di fare tante cose, di dare colori diversi. Questo personaggio può muovere solo la testa. Non l'avevo mai fatto, però devo dire che è abbastanza comodo pure, perché... Fatti i cazzi tuoi, te ne togli andare, vai, no! Certo, non ti puoi aiutare con la gestualità, no? Però è anche un'esperienza nuova di attore che mi sta piacendo. Dai, no! È bello! Va bene, signori, per oggi... Tono su tono, siamo quasi da... Ok. No. Te lo porto, ragazzi. Vai, aspetta, devo farti questa alternativa. Mi siedo. È una troupe molto giovane, il che non capita spesso, e quindi mi sono sentito subito un po' nel mio. È stato molto divertente, però detto questo è anche dura, diciamo, a volte. Credo sia una buona idea il film, perché in 3 episodi si concentra su 3 attività abbastanza inconsuete, ma che esistono e naturalmente suscitano o ilarità o sconcerto, anche ribrezzo, insomma, dipende, comunque le emozioni sono sempre benvenute. E come cazzo faccio a prendere questo prodotto? Non vedi che maniche ce l'ho? Non volevo tenerlo pulito. Ah, no. Ecco, così vedo un po' di gesto, se non vedo... No, ecco, vabbè. Il getto. Okay, questo è buono. Tirami sulla cerniera, apri. Io? No, io. Continua. Ecco, così va, così, perfetto. Ma che va? Ma mi pisci addosso! Ma secondo me è uscito bene, eh? Signori, fine lavorazione! Il set è stato comunque sereno, le persone si sono trovate bene, hanno lavorato anche perché eravamo a Torino, una troupe molto giovane, seria, molto rispettosa. Poi avevo comunque un organizzatore generale, un direttore di fotografia molto posati e precisi, quindi non c'erano lamentele. Le difficoltà sono state altre interne al film, un film episodi dove ogni 10 giorni si cambiava
l'attore protagonista, per cui c'era un grado di affezione, anche di conoscenza graduale con gli attori, che poi si troncava ovviamente perché arrivavano quelli nuovi. Alla fine di Badante noi abbiamo finito con le scene della pioggia, dove si vede Pannofino sotto la pioggia, scene anche d'azione dove Alessandro Tiberi lascia Mario Spada. Cazzo vai, pezza sega! Una scena madre girata tipo alle 4 di notte. Il giorno dopo sarebbero arrivati i nuovi attori, ovvero Nicole Grimaudo e Paolo Briguglia, freschi e ancora spaesati, no? Io dovevo essere fresco come una rosa, se non fosse che il primo giorno con loro era la scena dell'incidente con gli stuntman, sempre notturna, quindi un rilancio anche visivo, dove comunque invece l'inerzia e la fatica del film, anche della troupe, insomma stava aumentando. È stata una difficoltà pazzesca, però devo dire è superata, perché poi alla fine sono molto contento anche dell'episodio del trucco. Non sembrava il compleanno di Lorenzo! Vabbè, insomma, poi è ovvio che è la mia opinione. Oggi è un nuovo lavoro che non è quello che vorrei, me l'hanno proposto loro. Io ho accettato per lei, non che sia un lavoro vero. Stop! Mi sembrava buona, riguardatela Lori. A parte che c'era una persona in fondo, brutta, però... C'era Lorenzo. Lorenzo va a cercare lavoro. No, tu non mi guardare intanto, mentre parlo mi imbarazzo. Divertentissimo, devo dire, perché mi sento una e Trina, perché sono Nicole, sono Alice e sono Samantha. Quindi per lavorarci insomma è un po' più faticoso, perché oltre a liberarmi poi di Nicole, facendo Samantha mi devo liberare di Alice. Ho stato anche il regista che mi fa le linguacce nel frattempo, bene, che vorrà dire. Poi quei tipi che stanno arrivando. Ah, quindi pronto. Sì. Saro Tartan è questo assurdo personaggio definito idiota in senso buono da suo padre. Mio figlio Saro è sempre stato strano, misterioso. Testa di cazzo. È figlio unico. Quello unico l'ha fatto. Padre di Paolo Briguglia è questo mafioso super latitante interpretato da Nino Frassica. Questo già ci fa capire che tipo di mafioso sarà. Quando mi metto... L'episodio si muove su un registro comico, grottesco, strampalato e stralunato, però poi misteriosamente molto coerente. Ci divertiamo, insomma, tra facce e reazioni esagerate possiamo smorzare l'aspetto lugubre di tutto questo. Avevo un cuore? Bravo. Quanto ce l'avevo il cuore? Bellissimo! Voice. Un'esperienza quasi nuova, muovermi su questo registro. Non volevo fare per forza di cose come ci si aspetta, magari la fidanzata del boss molto vistosa e molto, se vogliamo, appariscente o volgare. Sarà una donna, insomma, un po' anni 30, con questa capigliatura molto stilosa, questi abiti molto ricercati. Poi mi chiamo Alice. Alice! Al contrario, Alice, insomma, è abbastanza dark, e i capelli sono... Ci entro nell'inquadratura, a proposito. una ragazza, insomma, dei nostri tempi. Le do il 20% d'aumento e la tredicesima. Ma che cazzo! Il suo datore di lavoro è questo personaggio fantastico, molto, molto buffo e azzeccatissimo nel ruolo. Oh santa cacca! Comunque, se avete bisogno, telefonate al 78 16 36,
che non sono numeri all'otto, ma il numero di Miletto, onoranze funebri. Vi aspetto. Tu sei stato bravo. Hai fatto un ottimo lavoro. Quello, sono io quello, è stato Tartaglia, il mio... Delle volte Lorenzo ha dedicato a questo personaggio dei primi piani un po' deformati, allora me lo immagino con uno con le spalle un po' incassate, con un andamento molto molto esaltato. Facendo questo lavoro ho visto tanti truccatori all'opera e quindi si apprendono tante cose e ho una buona manualità già di mia, una cosa che mi piace molto. Io sono la truccatrice delle mie sorelle, di mia nipote, insomma sono specializzata, in famiglia chiamano me quando c'hanno delle cose importanti. E invece una cosa antica, un ciotolino con un burro meraviglioso, è tuo, perché non l'ho preso mai. Mi voglio rubare tutti i pennelli. Ora sì, bellissimo. Certo i morti, perché comunque diciamo che un colore devo usare fondamentalmente. Ciao. Vado. Il morto mi aspetta. E Samantha ha finito. E Samantha ha finito. Ci hanno detto che abbiamo finito il film. No, no, vuole farne ultima.